Siamo con il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. Lei parlava di quattro punti essenziali che dovrebbero essere portati dal governo, direi, unitamente anche agli enti locali. Quattro punti ben precisi per non lasciarci travolgere da questa pandemia, da un punto di vista sanitario, ma anche economico. Sì, è chiaro che ovviamente distinguendo i ruoli tra regioni e Stato, io credo che in questo momento noi ci troviamo dinanzi a una crisi epocale e tutte le crisi epocali sono trasformazionali. Allora questo è il momento in cui a mio avviso il nostro Paese deve trovare il momento e lo spunto e la condivisione per poter mettere mano a quelli che a mio avviso sono stati i atavicamente i nodi di sviluppo del nostro Paese, che hanno diciamo, determinato e generato un ritardo negli ultimi 20 anni, non ci hanno messo diciamo, nelle possibilità di poter sprigionare tutta la capacità competitiva di questo Paese. Quattro sono certamente i punti cruciali, a mio avviso, e sono la riforma fiscale, la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione e infine la riforma anche del mercato del lavoro. In questo momento cruciali sono, a mio avviso, gli ammortizzatori sociali e le politiche attive sul lavoro. Sono determinanti perché in una fase trasformazionale e anche di riconversione di molte imprese c'è la necessità evidentemente di fare probabilmente delle riconversioni e delle ristrutturazioni, e questo deve avvenire nella maniera più come dire, serena e meno traumatica possibile. Quindi questi sono certamente quattro punti indispensabili. In un certo qual modo si dovrà recuperare anche la credibilità delle istituzioni. E questo dipenderà molto dalle misure che saranno messe in campo. Io credo che dipenderà anzitutto dall'entità dei ristori, dalla velocità con cui arriveranno e dal tempo in cui verranno mantenuti. Certamente, indipendente da questo, c'è la necessità di una nuova immissione, diciamo, di liquidità, e soprattutto bisogna agire pure sulla leva fiscale, perché io credo che questa sia la maniera migliore e più veloce per poter produrre dei benefici e dare fiducia alle imprese.